Metti il camice e la mascherina, segna il volto sempre di più. Oh sì, il mio eroe sei tu. L'idea è nata da una chiacchierata, sai, no? Facevo queste dirette, faccio queste dirette ogni tanto su Facebook, e allora il buon caro tuo collega, ma nonché nostro amico Lino Balestra, mi ha chiamato per dire: ah, sai, bella la diretta di qua e di là. E poi abbiamo iniziato a parlare un po' del più e del meno, di come stavamo affrontando queste giornate di coatta reclusione dentro casa, no? E allora si parlava un po', ecco, di come stavamo vivendo. Io stavo raccontando a Lino come stavo passando io il mio momento da vicino, avendo la mia ragazza, la mia fidanzata e la madre, che lavorano comunque in ospedale a contatto proprio col coronavirus. E Lino mi ha detto: ma perché non ne fai una canzone, no? Lì per lì ho detto: dai, no, mi sembra un po' una ruffianata, un po' una cosa così. Però poi ci ho pensato ed effettivamente credo, come dice Lino, di aver fatto una cosa buona e giusta. Mi appunto quanta sofferenza stiamo vivendo, ma anche tanta gratitudine per chi sta salvando delle vite rischiando la propria. Ecco, un video scritto e realizzato in casa. Sì, nell'arco di 24 ore. Mi sono svegliato la mattina, per l'appunto, dopo la telefonata con Lino, e ho detto: ma sì, dai, questi pensieri li voglio provare a mettere giù. Ce li ho, mi stanno spingendo, e ho provato a fare una cosa carina. Non è professionalmente fatta molto bene, no? Però è fatta veramente un made, dalla registrazione al video. Un omaggio che arriverà sicuramente a tutti gli eroi di questa emergenza sanitaria. Sì, sì, esatto. Il vero obiettivo è proprio quello, è mandare il messaggio. Poi sì, è chiaro, sono molto orgoglioso di aver fatto una cosa del genere, non lo nego. Però è il messaggio che è importante, più della realizzazione del brano, della qualità del testo, della qualità del video. Mi interessa che ci sia qualità nel messaggio, ma soprattutto sincerità. E io veramente abbraccio tutti e ringrazio, penso a nome di tutti gli italiani, tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un gran lavoro. E non solo gli operatori sanitari. Vorrei ricordare anche i carabinieri, la polizia, tutto il corpo delle forze dell'ordine, ma anche i semplici magazzinieri o gente che sta alle casse ai supermercati, e gli operatori ecologici, un sacco di gente che stanno veramente sacrificandosi per noi. E quando tutto questo un giorno finirà, vita nuova sarà.